il TTIP, sì. E io voglio sapere appunto cosa ne pensavate voi di questo trattato che è un, diciamo, un attuale e anche se secondo me è la distruzione delle identità. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Allora, voi avete sentito questo acronimo TTIP? Volete rispondere, tranquillamente? No. Voi sapete che l'Unione Europea sta trattando con l'America un trattato di libero scambio commerciale? Qualcosa, no? Niente? Sì, perfetto. Allora, TTIP è esattamente questo contratto. Cioè, vogliono creare un'area di libero scambio per scambiare le merci senza barriere tra America e Stati dell'Europa. E uno dice, beh, sarebbe una cosa bella. C'è solo un piccolo problema, che i trattati di libero scambio, eliminando tutte le regole, di solito vengono posti a livello di chi ha la regolamentazione più bassa, cioè la tutela più bassa, il che significa per quanto riguarda salubrità delle merci, per quanto riguarda le merci appunto alimentari, modalità di effettuazione delle lavorazioni, utilizzo o meno di organismi geneticamente modificati, queste cose qua. Perché il fatto è che per avere la maggior libertà devi avere minor vincoli. Allora, al di là di quello che mi dicono, ah no, perché l'Europa garantirà il fatto che si rimarrà un certo standard, ecco, chi l'ha detto forse non sa che quelli che sono andati a negoziare non hanno nessun vincolo di mandato. Cioè non possono dire no, a me l'Europa mi dice che il pollo sbiancato al cloro non lo posso prendere perché fa male, perché se l'America lo vende e deve fare un trattato di libero scambio, è chiaro che l'America dice no, tu te lo compri, perché noi lo mangiamo. Se noi mangiamo la carne gonfiata con gli estrogeni, la devi fare anche tu, perché noi tutto sommato stiamo bene, qual è il problema? Allora, il problema di questi trattati è che normalmente le regole vanno a ribasso, non solo, ma le multinazionali, che sono quelle che vogliono questi trattati, impongono una regola di risoluzione dei problemi in cui possono chiamare uno Stato a rispondere dei danni se uno Stato pone delle regole che sono a limitazione di quello che è la loro possibile vendita. E questo si è già visto con il trattato che fece l'America con il Messico e il Canada, che si chiama NAFTA, che è la stessa cosa ma è del Nord America. Cioè, quando il Canada disse, ma tu utilizzi questo elemento chimico che molti studi dicono che fa male, per la lavorazione di merci, e io questa cosa qua non la voglio fare, quindi faccio una legge in cui io vieto l'importazione di questo elemento, la fabbrica che produceva, che faceva quella lavorazione, portò in causa lo Stato del Canada perché aveva osato fare una legge che gli creava un danno economico e disse, tu vuoi fare questa legge, allora tu mi paghi tutti i profitti futuri attesi che io non avrò perché non potrò più fare questa lavorazione da qui a un certo periodo di tempo. E stiamo parlando di qualcosa come 500 miliardi di dollari. È stato del Canada che doveva ancora emanare la legge, quando fu portato davanti a dei giudici privati, perché attenzione, non davanti ai giudici dello Stato, ma davanti a un comitato di giudici privati scelti dalle multinazionali e dagli Stati, ma diciamo comunque una forma non di estrema tutela, perché non si sa questi giudici da dove vengono, e spesso vengono dallo stesso mercato privato che poi dovrebbero regolare. Lo Stato disse, ma cavolo, io qua rischio di pagare 500 miliardi di euro, sai che c'è? Io questa legge non la faccio più. E non la fece. È uno dei casi che c'è su un manuale molto interessante, purtroppo però in inglese, che è stato scritto da un avvocato americano, il quale diceva, subito dopo l'introduzione del trattato di libero scambio, cominciarono a piovere delle cause, delle multinazionali contro gli Stati, ma anche lo stesso Stato americano, non parliamo poi del Messico,
per violazione di quello che era il diritto di commerciare determinati beni, determinate cose, perché c'erano delle norme che regolamentavano. Per esempio, si opposero al fatto che nelle scatole di sigarette c'era scritto troppo grande che faceva male alla salute. Perché dice, no, questo può, questo mi cardano. Cioè, la Philip Morris disse, diavolo, io come vendo delle sigarette se c'è scritto che fa male alla salute? No, lo dovete ridurre o togliere, perché sennò mi pagate i danni. E il brutto è che lo Stato non può dire, io sono uno Stato, faccio quel che mi pare, cosa che dovrebbe essere normale. No, perché col trattato di libero scambio si sottopone alla giurisdizione di questi arbitri, non solo, ma diventa un contraente normalissimo, esattamente come la multinazionale o un privato, e viene trattato come tale. Quindi può perdere la causa, può benissimo pagare i danni e non può esercitare la sua potestà di dire io la salute dei miei cittadini la tutelo e quindi faccio delle leggi, e tu non mi dici niente, perché la legge è il potere dello Stato. No, questo viene eliminato. E questo vale anche per il TTIP. Perché quello che soprattutto interessa a chi vuol fare questa cosa è che ci siano queste norme che impongono agli stati di sottoporsi al giudizio di organi arbitrali per tutte le controversie con la grande impresa e con la multinazionale. Questa è il grave pericolo del paese. Al di là del fatto anche della regolamentazione, e tenete presente che con NAFTA gli stipendi degli americani, non dei canadesi o dei messicani, diminuirono del 30%. Perché? Perché entri in concorrenza con altri lavoratori che costano meno, è il solito discorso. Cioè, se c'è il libero scambio, io sono libero di piantare la mia industria dove mi faccio. Se tu mi chiedi troppo, ma io vado da un'altra parte, tanto le regole sono le stesse, non ho limiti, non ho dazi, non ho niente, e quindi perché io devo rimanere qui? Vuoi che io continui a mantenere la fabbrica, non so, nel Maryland, ti diminuisci lo stipendio? Era il discorso che diceva prima Maurizio. Cioè, quando uscirete da qui, l'impresa vi dirà, ma tu vuoi lavorare? Mi dispiace, in questo momento c'è la crisi, io potrei andare a produrre in Romania. In Romania il lavoratore mi costa 500 euro, tutto compreso, e tu ne vuoi 1.200, e no, te devi mettere la mano sul cuore, tu 1.200 ne puoi prendere, me ne puoi accettare 600, 700 al massimo, se no io vado in Romania. Questo è il ricatto del libero mercato. E quindi un trattato di libero scambio tra America, che è la patria del liberismo, e Europa, dove bene o male siamo ancora garantiti, perché le nostre normative sulla salute, per quanto stiamo cercando di abbatterle, sull'etichettatura per esempio dei cibi, su tutte queste cose, sulle provenienze, in Italia siamo molto più avanti, ma le norme europee qualcosa ancora difendono, l'America no. L'America è veramente un mercato libero. Loro gli OGM li usano tranquillamente e non sanno che effetto fanno, perché dovrebbero vedere tra 20-25 anni una persona che ha mangiato per 20 anni organismi geneticamente modificati come sta. Però intanto l'hanno introdotti. Poi andranno a vedere tra 20-25 anni se sviluppano delle malattie, se stanno bene, se stanno male. Però loro intanto l'hanno introdotto. Noi no, l'Europa no, ma se facciamo un trattato di libero scambio non vi preoccupate, entrano. Cioè tutto quello che mi dicono che rimarrà nei nostri standard è falso, perché altrimenti non lo fanno, non hanno nessun interesse a farlo. Quindi è molto importante capire questa cosa e farsi anche un'idea se è il caso di sostenerla oppure no. Io non vi voglio dire no al TTIP o sì al TTIP, io vi dico ragionate con la vostra testa. Questo vale anche per l'Europa. Per l'Europa io vi dico, non l'Europa è cattiva, l'Europa è buona, io vi dico che cosa fa l'Europa. Questi sono dati, quelli che ho mostrato prima, sono dati, come dire, oggettivi. Cioè la regolamentazione europea è questa. Va bene? Va male? Dovete decidere con la vostra testa. Questo è importante. Cioè io non voglio che voi usciate da qua sapendo che cos'è il bail-in, esattamente come funziona, o il Jobs Act. Io voglio che voi usciate con tre concetti in croce. L'Europa vuole e porta a questo tipo di regolamentazione. Il lavoro deve costare poco, deve essere flessibile, io devo accettare tutte le condizioni, il datore di lavoro può mandarmi via o assumerli a suo piacimento. Perché? Perché ha bisogno di lavoratori merce, ha bisogno non di persone, ha bisogno di merci che gli producano. Il lavoratore è una merce, non è una persona. E
quel discorso che faceva prima, che ha fatto vedere del ministro della formazione, che diceva: voi dovete pensare che il vostro futuro non è la possibilità di fare una famiglia, perché dovrete muovervi in continuazione, perché non avrete un lavoro stabile, perché anche i redditi non permetteranno di vivere agiatamente come adesso, farsi la casa, farsi la famiglia, dovrete vivere sempre molto mobili. In America si muovono tantissimo, prendono e tolgono lavori in un attimo, però non c'è nessuna stabilità. Non so se avete presente dove vive la maggior parte degli americani. Vive in capannoni fatti con la lamiera. Poi andate a vedere i piccoli paesi, i paesi, perché l'80% non vive lì a New York, a Los Angeles, in questi posti qua. No, vive nella grande pianura, nel grande territorio americano. Andatela a vedere, si vede anche nei film. Quando aprono le roulotte, vivono nelle roulotte, vivono in queste cose di metallo, in case mobili. Perché? Perché questo possono permettersi. Quindi il futuro che loro vogliono, quando dicono vogliono americanizzare l'Europa, noi dobbiamo diventare, tendere agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è questo, è una parte di ricchi, molto ricchi, che vive molto bene, che vive a Beverly Hills, che vive a New York nei quartieri migliori, Manhattan, dove al metro quadro costano $300,000. Ma ci sono le ultime costruzioni che costano anche $1,000,000 al metro quadro, e non sono tanti che se lo possono permettere, quelli stanno bene. Ma però c'è tanta gente che vive nella roulotte, cioè gli americani non vivono lì, vivono nella roulotte, vivono nel container. Allora, quando ci dicono dobbiamo diventare come l'America, pensiamoci bene.